polemiche irrispettose e strumentali su un welfare pesarese che è un modello riconoscibile e all'avanguardia. L'assessorato alla solidarietà di Luca Pandolfi, che è anche presidente dell'ambito territoriale sociale, dalla sede elettorale di Biancani Sindaco, alza lo scudo in un botta e risposta di conferenze stampa iniziato dal candidato di centrodestra Marco Lanzi, che assieme al capolista dei Civici Pesaro Andrea Boccanera ha invocato un giro di vite su welfare pesarese, reputato il più delle volte un sistema improduttivo volto allo spreco di risorse senza visione di prospettiva. Da qualche settimana il nostro modello sociale territoriale è attaccato continuamente dal centrodestra con motivazioni che sono motivazioni false, ed è un attacco poi alla fine rivolto a tutto il mondo dei servizi sociali, del volontariato, agli operatori, a tutto lo staff e i dipendenti del comune, dell'ambito sociale territoriale, che lavorano da anni insieme per fare quello che è e realizzare quelli che sono i progetti di welfare che sono ancora a livello nazionale all'avanguardia. E questi attacchi sono anche attacchi alla storia del welfare e del sociale territoriale. Sono stati raccontati i diurni per i disabili come luoghi in cui queste persone fanno solo, colorano e sono, sembra quasi lì, parcheggiati. Sono diurni che lavorano in rete, che sono virtuosi. Io ho avuto modo di visitarne alcuni e ho visto che sono laboratori in cui vengono fatte attività occupazionali in modo tale che i ragazzi diventano protagonisti. È una storia che va raccontata bene, perché rischiamo non tanto di emergere con la voce sui temi della campagna elettorale, ma rischiamo di fare un brutto servizio e un brutto racconto di invece cose che riguardano le famiglie, le persone e gli operatori. E utilizziamo modalità che pochi comuni in Italia utilizzano, che sono quelli della coprogettazione e della coprogrammazione, cioè decidiamo i progetti da realizzare insieme al terzo settore, addirittura facciamo integrazione sociosanitaria, quindi insieme all'aste e alla sanità, e nella modalità della coprogettazione. Faccio un esempio: quest'anno abbiamo avuto 590.000 euro di progetti sull'autismo e potevamo fare un bando di gara, come si può fare, come fa la maggior parte delle amministrazioni comunali e pubbliche sul territorio italiano. Noi abbiamo fatto la coprogettazione, abbiamo riunito a un tavolo 60 soggetti, la sanità, le associazioni di familiari, il terzo settore, e ci siamo chiesti quali sono i progetti migliori da realizzare sul nostro territorio con queste risorse, e insieme abbiamo individuato i 47 progetti che oggi vengono sviluppati sul territorio sul tema dell'autismo. Questa è la coprogettazione, esattamente come siamo attivi con la coprogrammazione, cioè l'analisi dei bisogni del territorio e le scelte le facciamo insieme al territorio e al terzo settore.